Arriviamo agli anni 90, aumenta la spesa pubblica, diminuisce la crescita e il PIL e quindi di conseguenza aumenta il rapporto debito-PIL. Quindi per ovviare a questo problema, per abbassare la spesa pubblica, i governi iniziano un processo di liberalizzazione e privatizzazione delle aziende. In poche parole, le aziende dello Stato vengono gradualmente vendute a privati e questo ovviamente riempie le tasche dello Stato e abbassa in contemporanea la spesa pubblica. Nel 1994 il rapporto debito-PIL è più o meno del 121% e in questo processo inizia a scendere fino al 2007, quando raggiunge finalmente un livello del 103%. Dal 2007 in poi il rapporto debito-PIL non è mai più sceso, è solamente salito fino ad oggi. Complice ovviamente la crisi del 2008, la concorrenza internazionale, la crisi demografica, le scelte di politica pubblica e così il debito pubblico è arrivato a livelli sempre più alti.